Salve ragazzi e benvenuti anche oggi per un nuovo video. Oggi proviamo un gioco di cui mi sono innamorato istantaneamente appena ho visto un trailer. In realtà un accesso anticipato, un first person shooter, uno shooter boomer come si suol dire, un po' retro, si chiama Seleaco o Seleaco, non so esattamente dov'è l'accento, ma appunto è qualcosa che ci vuole far tornare un pochino indietro nel passato. In un'epoca tra Doom e i primi anni 2000, possiamo dire così. Dovrebbe essere buono, perché ha delle ottime recensioni. Si dice che sia una sorta di mix tra Doom, Fear, che era un grandissimo first person shooter dei primi anni 2000, e cose di questo tipo, con anche degli elementi di distruttibilità, interazione con l'ambiente, tutto quanto. Con uno stile un po' retrowave, e non dico pixel art, ma insomma un po' retro. Comunque, appena avviato ci chiede quanto è potente il nostro computer. I have a very powerful system. Va bene, primissimo avvio, non so niente. Tra l'altro fatto sul motore di Doom, mi sembra. Gli ultimi Doom di Bethesda, forse. Non lo so, questo GS Doom. Già le musiche spaccano, per quello che sono i miei gusti. È un accesso anticipato, voi direte, minchia Luca, il milionesimo accesso anticipato? E io dico sì, perché se sono buoni, il 2 milionesimo accesso anticipato. Ma comunque in realtà ho visto che nel patch note c'è scritto che ci sono un sacco di contenuti, praticamente c'è un'intera campagna single player completa in realtà in questo accesso anticipato, quindi dovrebbe esserci tanta roba, più di 30 mappe, più di 10 armi, quindi insomma, tanta roba. È stato anche da poco patchato, vediamo qualche opzione così giusto per la grafica, se è ok. Riduce lo screen shake, disable the film grain, bloom effect reduced. Vabbè, proviamo a usarlo. E poi magari c'è qualche cosa di copyright. Va bene, ci sono un po' di opzioni. Li mettiamo a 60 frame, ma per questioni di registrazione. Si può giocare a easy, medium, hard, very hard, extreme difficulty. Bonus mode, exploration mode. E Seleaco Must Fall beta. Ok, faremo hard perché è il medio. Al momento non c'è l'italiano, è tutto in inglese. Possiamo scegliere altre cose: hardcore, rifle start, item scarcity, fresh start, harsh invasion, quindi dei modificatori aggiungibili anche tutti insieme, lol. Vabbè, no, partiremo senza modificatore. Come vedete già ci sono un po' di opzioni. Speriamo che sia divertente. Level 1, Pathfinder Memorial. Oh my god. Devo abbassare la sensibilità. Ok. Field of view. Possiamo alzarlo in realtà. Interface control mouse. Allora, ma l'abbassiamo di brutalmente, eh? Ok. Io lo so perché alcuni giochi ogni tanto hanno sensibilità fuori di testa. Merda. Ok. Pay to unlock. Pick up credit. Pick up Wilson. Ah, lo possiamo lanciare e grabbare. Throw drop. Ok, delle vibes all'Half-Life forse. Window control. Ok. Grab bloodstain. Ah, possiamo grabbare e lanciare tutto, un po' veramente. Possiamo mangiare. È molto buio.
Questo pure si grabba. Si attiva. Ah, ma ci sono un sacco di interagibili. Possiamo prendere, spostare, fare di tutto. Ok. È buissimo, ragazzi. Succedono cose. Ci siamo svegliati in un ospedale, tipo. E c'è un casino. Prologo, uno di uno. Siamo senza armi. Vedete che non è proprio in pixel art, però comunque è retro come stile. Come se fossimo appunto nei primi anni 2000, più o meno. Secondo me c'è anche della lore da esperire, però. Mouse. Clic, 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 clic. Drink. Senza animazione, però. Mi piace già che ci sono tutti questi. Ci sono a spegnere il monitor. Usare la keyboard. Cioè, interagibili ovunque. Godo. Per chi è vecchio come me si ricorderà certo quanto erano figli giocare all'epoca i vari Half-Life, Quake. Quake 2 in particolare. O il Doom, ovviamente. Sono senza armi, eh. Qua c'è qualcosina, sicuro. Ovviamente un gioco che avrà un sacco di segreti. Posso immaginare. Possiamo comprare. Vabbè, ma non ci serve. Un credito? Abbiamo 50 crediti da Coca-Cola. Dottor Baines. Possiamo scavalcare i bordi con Space. Tenendo Space. Holding Space. Qua dobbiamo andare. Sì. Ma ci saremmo persi qualcosa, ma dai, andiamo avanti. Soldier. Unlock hatch. Ok. Dà un po' le vibes dell'inizio di Half-Life, oh no? Half-Life 2. Figato. Un pochettino sì. Panino. Vabbè, ma siamo full vita. C'è un cazzo. Dobbiamo trovare un'arma, eh? Ah! È come... Non abbiamo armi. Bro. Scappiamo? Scappiamo? Ci dice questo il gioco? Forse sì, perché sono un sacco di cure. Game save. Non so, non ho capito. Ci siamo chiusi dentro questa stanza, forse. In maniera scriptata. Quindi effettivamente dovevamo scappare dal soldato. No? Apriamo. Oh, ma ci sarà un'arma, vero? Mi sa che dobbiamo andare avanti. Ah, è qua. Grabbing object, sì, già l'avevamo capito che potevamo prendere gli oggetti. No. Non vedo assolutamente più niente, ragazzi. Anche perché è un OLED questo schermo, quindi quando è nero è nero. Okay. Che belli i pixel. Quindi la prima parte è proprio puro survival, quasi. Find a way past the soldier and locate a weapon. Esatto. Oh, eccoci qua. UC-36 Assault Rifle. Rifle. Sta per entrare, tizio. Figlia, quanta vita c'ha? Cristo, pensavo morisse con pochi colpi. Mezzo caricatore.
Va bene, la sensibilità va bene, direi. Pick up round. Che cazzo è sta roba? È l'elmo. Perché si muove l'elmo? Raga, c'è perché si muove l'elmo? Non lo so. Ci curiamo. Ovviamente bella la, questa animazione. C'è qualcosa che non va. Questo elmo che si muove da solo, ok. What the fuck? Che feedback è andato a posto, eh. Bello tosto. Come ci si abbassa con un po'? Ah, ecco la mappa. C'è una mappa molto classica. Ci possiamo muovere mentre siamo nella mappa. Lol. Ci fa vedere i pallini anche di tutti i nostri movimenti precedenti. Possiamo pannare la camera con le freccette? Oh, beh, un po' strano. E poi c'è un inventario. I, Ctrl, C, J, non ce l'ha detto. Noi seguiamo quello che ci dice. Vita, vita. Vabbè, qua non ci saranno. Per forfano, diciamo. Io adoro i giochi dove si può interagire un sacco. Tanto c'è la musica della Madonna. Ricordiamoci, stiamo giocando comunque a difficile, eh? Anche se ci sono altri due livelli di difficoltà. Comunque vi dico che è super liscio, smooth, come ci si muove. Il feedback è più che buono. Più che buono dei colpi. Molto buono. Melee. Ok, con Q abbiamo il cross quarter. Knock them into the enemies or object to extra damage. Quindi c'è il danno da sbattere contro il muro o sbattere tra di loro. Danno da, insomma, impatto. Keycard, che è molto ovviamente Doom. Keycard. Ci dice anche dove dobbiamo metterla la keycard, ok, quindi non vuole essere troppo complesso da questo punto di vista. La mappa ci aiuta assai. Vabbè, era qua in realtà. È anche il primo livello. Fuck! Porca puttana! Anche l'audio è figo. Ah, siamo tornati all'inizio. Lol. È un Souls. Sto scherzando. Riviste. Non ne ho la più pallida idea. Ok, data. Caps lock. Ok. Possiamo usare il nostro codex bracciale con caps lock per leggere i data. Sì. Caps lock. Sorry. Peccato che sia tutto in inglese, che non ci sia ancora l'italiano, non so se lo metteranno, però è in accesso anticipato. Comunque qua ci dà un po' le statistiche dell'area, quindi anche dei insomma, segreti o cose particolari. Non abbiamo trovato un cazzo, abbiamo trovato un solo datapad. Oggetti, la nostra arma, con tutte le sue caratteristiche, anche un po' di lore dell'arma. E le armi sono anche upgradabili, ho letto. Qua c'è il key code, probabilmente 1432,
Ora vediamo se ce lo metti in automatico oppure se ce lo dobbiamo ricordare. 1, 4, 3, 2. Ce lo dobbiamo ricordare. Prima di venire qua però, io ho visto che c'era un oggettino qua sotto. Come cazzo ci vado? Oh yeah! Cosa ho aperto? Che cosa ho aperto? Oh yeah? Oh yeah! Ho aperto qualcosa. No bro, io ho aperto qualcosa. Che cosa ho aperto? Qua, qua. Non c'è una luce però. C'era la luce, F. E si consuma pure. Buona a sapersi. Ci curiamo? Ma 2 HP. Pochissimo. Statistiche. Pose. Quest log. Ok. But io ho premuto. Cosa è sta roba? Dottor Jones. Rosico, non capisco. E poi io potrei tornare dove era il tizio prima? Mangiamo tutto. Ok. Ragazzi, almeno un segretino. Fatemelo scoprire. Sto a rosicare da quella porta però. Datapad 1 di 1. Current era secret 1 di 4. Total level secret 1 di 4. Ah, oh, yes, ci sono segreti. Ok. Ok, ci siamo curati. Vabbè, ragazzi, andiamo avanti, eh. Non voglio morbarvi con cercare i segreti al primo livello, però, ok. È quel tipo di gioco lì, ecco, insomma. Se vi piace cercare segreti, qua ci sono i segreti. Finita la batteria della luce. Vabbè, si ricarica subito. Si ricarica a velocità. Ci sarebbe da star qui, a cercare i segreti. Andiamo avanti. Ho sentito morire tantissime persone, però. È tutto chiuso. Okay. Ah, perché sono armadietti questi forse. Però no, questi non sono interagi. Ah, qua. Vabbè, sono cieco. Pick up loadout. Ah, beh. Cambia proprio. Ok. Pugni. Pistola. Fucile d'assalto. E i pugni però? No, questo è il melee, a prescindere da tutto. Cosa dobbiamo fare?
teoricamente abbiamo fatto tutto. What the fuck? C'è la scivolata adesso? Ok. Minchia, c'è la scivolata di Ollie e Benji. Okay. Ah, ecco come si entrava in quel posto, con la scivolata. Avanti più shift per perform slide attack. Ah, ecco come cazzo si entrava qua. Con la scivolata. E allora potevo stare fino a domani. Ora si è aperta. Quindi non si sprinta più, si scivola. Wow. Armor, round. Ora fa da un più feeling boom e shoot. Ma le devo dire, anche sparando... Anche sparando senza mirare, abbastanza preciso. Che Cristo di bordello c'è? Wow. Ragazzi, bello il feeling, eh? Devo dire, molto bello, molto bello, molto bello. L'acqua, gli schizzi di acqua. Ah, è una pistola, ma è quasi uno shotgun in realtà. Okay. Datapad, sì. Però curiamoci prima. Panino. Okay. Le teste continuano a muoversi. Soldi. Potevamo chiudere anche gli schermi, lol, ma stai scherzando. Bellissimo. Armor. Mentre abbiamo l'armor, parte della nostra vita viene difesa dall'armor. Prende meno danno. Adesso abbiamo l'armor sotto anche con l'iconcina. Ok, prova. Grande classico proprio. Alla Doom. Ci sono altre cure? No, ci siamo stuccati. Fuck. Bug. E il video finirà con un bug. Cazzo, ci siamo stuccati. Porca puttana, siamo non si muove più. Oppa. Sbuggati. Sa come. È carino questo slide, però preferivo poter scegliere anche di correre in avanti. Vabbè. Loading. Vabbè. Uno di due. Ci facciamo un altro livello, ragazzi, però penso che abbiate capito com'è il gioco. Cioè, è figo. Perché non scivola più? Ah, perché con shift. Granata. Oh. Scherzano un cazzo. Armor lost. Siamo quasi morti, no?
una cura. Z, tu usa medikit. Avevo un medikit, non ho capito come l'ho acquisito, onestamente. Forse perché l'ho qui, vicino. Meccanica non compresa. Sono finiti i nemici, vediamo un po' di raccattare roba. Qua c'è qualcosa. C'è armor. Come apriamo qua? Ci serve anche da comprendere tutto il mondo in cui siamo, che è molto anni 90. Comunque. Sto medikit adesso me l'ha messo in alto sopra la vita, quindi questi medikit grossi io li posso usare a piacimento. Granata con G, adesso abbiamo granata. Qua stavano a guardarsi qualche esperimento interessante. Sai quanti segreti sto perdendo? In quest'area ci sono 8 segreti, in totale 12 segreti, vabbè, ciao. Usiamo un po' la pistola. Mi sembra fortissimo. Una pistola lanciarazzi quasi. Però razzi piccolini. Ah, what? C'è la riflessione? Cosa? Cosa? Siamo noi. Però non, è una riflessione fintissima. Nel senso che non tiene conto della nostra arma. Andiamo avanti. Mortuary. Altra armor. Cazzo, tutte le armi sono messe in posti segreti. Bastardi. Scusa. Attenzione. Questa almeno ce la facciamo. Un segreto di 8 di questo livello. Almeno questo. Ok. E soprattutto abbiamo l'armor. Importante. Insomma, era un punto di controllo principale, quindi... C'era un segreto. Vabbè, ho premuto tutto. Vabbè. Ok, forse abbiamo trovato il posto giusto. Sì, siamo al secondo piano. Ok.
Per ora solo due tipologie di nemici, ok? Però spero migliori la situazione. Però vabbè, ci sono i soldati in questa zona. Cabinet card. Si può usare questa carta per aprire gli storage bloccati. Io chiudo qua comunque il video, perché comunque abbiamo visto abbastanza per renderci, per farvi rendere un po' l'idea del gioco com'è. Secondo me è molto interessante, penso che ci giocherò sicuramente qualche altra ora. Vediamo un po' cosa ne posso pensare, se vale la pena magari fare anche le prime impressioni, dipende anche da quanto può interessare a voi sapere di più su questo Seriaco. È ancora in accesso anticipato e quindi insomma effettivamente uscirà in release fra penso più di un anno in realtà, però sembra un gioco molto interessante. Noi ci becchiamo comunque prossimamente per altri video qua sempre su gaming. Grazie per la visione e per il supporto, statevi bene come sempre e alla prossima. Salutoni, ciao ciao.